Anche quest'anno sia la musica si ferma per dare rispetto a Selena Gomez. Oggi 11 ottobre, oggi lunedì 11 ottobre 2021, terzo anniversario, il terzo anniversario di quando Selena Gomez fu ricoverata nella clinica psichiatrica a causa per il, lo sapete già, per il crollo emotivo, quello che è successo 3 anni fa nel 2018, che è una lunga storia. Giustamente noi fans siamo stati, come dire, addolorati per quello che è successo 3 anni fa, una cosa molto terribile, molto brutta di quello che è successo l'11 ottobre del 2018. Perciò ragazzi, adesso fino ai primi di novembre, fermiamoci con la musica, vietata la musica per dare rispetto a quello che è successo nel 2018. Diamo rispetto a Selena Gomez, diamolo questo rispetto, perché noi siamo tutti i suoi fans, siamo sparsi nel mondo a non finire, siamo sparsi proprio nel mondo. Perciò diamo rispetto a Selena Gomez, dare rispetto a Selena Gomez per significare, perché siamo tutti innamorati di lei. Dobbiamo avere rispetto, amore, gioia, felicità. Questo è un giorno triste, non lo metto in dubbio, però noi dobbiamo essere felici lo stesso. Sono passati 3 anni, la storia ormai è passata, è acqua passata, ma noi fans non dimentichiamo questo brutto, triste ricordo, perché è un ricordo molto triste, perché l'11 ottobre di 3 anni fa Selena Gomez stava quasi dicendo addio alla vita al momento, però noi dobbiamo essere così, siamo forti oggi, saremo forti. Selena Gomez è una cantante di grande successo, un'artista, una cantante meravigliosa, piena di amore, di felicità, e non merita di soffrire così, merita di vivere, di essere in buona salute, di essere qui con noi a fare buona musica, di fare canzoni, successi, collaborazioni, dischi, album e tutto il resto. Ma noi oggi ci fermiamo così. Oggi diremo stop alla musica per dare questo rispetto, questo amore che noi abbiamo per questa cantante, di questa grande artista meravigliosa, piena di coraggio, piena di fascino, piena di amore. E perciò oggi che è l'11 ottobre, ragazzi, dobbiamo essere forti, non dobbiamo piangere, dobbiamo soltanto essere un pochettino così, tristi, ma non proprio fino al punto di piangere, perché piangere ormai è acqua passata, non serve niente più piangere, perché ormai possiamo dire la verità, finalmente Selena Gomez adesso sta bene e sta molto bene, più meglio di noi fans. Perciò noi dobbiamo essere tristi, ma non in lacrime, non c'è bisogno di piangere, perché tanto ormai è tutta acqua passata, non è più come era prima. Non è più come era quando Selena Gomez era ricoverata in un letto di ospedale 3 anni fa. Però noi oggi saremo così, tristi, però senza suonare i suoi successi, perché per ora la musica è vietata. Per questa ventottena che è appena entrata oggi, saranno vietati risate, fuochi d'artificio, feste di compleanno e anche altre ricorrenze, e anche la musica non si può ascoltare in nessuna maniera, sia nella radio, sia in macchina, sia nei negozi, sia in tutto il resto. La musica è completamente ferma. Oggi si ferma la musica per almeno 28 giorni, perché questa viene chiamata la ventottena di Selena Gomez. Perciò oggi ci dobbiamo fermare per dare rispetto a quello che è successo a Selena Gomez 3 anni fa. Perciò ragazzi, siamo forti, dobbiamo avere coraggio, dobbiamo resistere questi 28 giorni senza la sua musica. Troppo così, perché ragazzi, è questo quello che vuole Selena Gomez, perché Selena Gomez la dobbiamo davvero amare, portarla nel cuore, rispettarla, onorarla, volerla bene, perché lei è una grande, grande cantante. Perciò lei non merita di soffrire, merita di sopravvivere, di essere in buona salute, di essere spensierata, allegra,
di scoppiare di salute da tutti i fori, perché è questo quello che deve essere fatto oggi. Però noi oggi diamo rispetto, diamo questo rispetto a lei proprio così, di non suonare la sua musica per almeno 28 giorni, cioè fino all'8 di novembre. La musica ritorna ufficialmente l'8 novembre, perché poi l'8 novembre c'è la grande festa dei Selena Tours, la liberazione, quando Selena Gomez fu liberata finalmente da quella maledettissima clinica psichiatrica dove è stata ricoverata per quasi un mese. Ma noi oggi saremo così, tristi ma non in lacrime, lacrime no, perché la piangere per ora non serve a niente, perché ormai è acqua passata, ce l'ho detto anche prima. Perciò ragazzi, siamo forti, dobbiamo essere forti, perché Selena Gomez veramente è una cantante di grande fascino, di grande successo, di grande amore, di felicità, un'artista nata, una grande artista. Perciò oggi che è l'11 ottobre, la giornata quando lei è stata ricoverata nella clinica psichiatrica, prima all'ospedale psichiatrico e poi alla clinica psichiatrica, cioè è stata ricoverata in due ospedali, perché poi è successa la brutta cosa che lei poi ha cercato di strapparsi la flebo dal braccio. Questa è una lunga storia, anche lì c'è una storia molto lunga. Perciò i dottori, vedendo questa reazione, l'hanno spedita completamente all'ospedale psichiatrico, e dove è stata ricoverata fino a novembre, che poi grazie a Dio è andato tutto bene, grazie a Dio è andato tutto bene, perché poi finalmente l'8 novembre c'è stata poi la dimissione, è stata poi dimessa dalla clinica e finalmente è tornata qui a fare musica per tutti i fans. Perciò ragazzi, oggi fermiamoci così con la musica, diamo rispetto a Selena Gomez per oggi, e niente, quello che dico è questo: diamo rispetto a Selena Gomez. Perciò se voi la conoscete oppure non la conoscete, dovete dare rispetto sempre lo stesso, perché è questo quello che vuole Selena Gomez, di essere rispettata, perché si tratta di un'umana, non si tratta di un animale, di un cane, di un gatto, di un cavallo, si tratta di un'umana. Perciò dobbiamo dare rispetto. O voi la conoscete oppure non la conoscete, dovete dare rispetto, di non suonare nessun tipo di musica. Se volete ascoltare la musica soltanto con gli ocolari, ma no, con la cassa enorme, questo no, perché ci sono delle multe molto salate quest'anno, perché se no c'hai 8.000 euro di multa e più 600 euro in verbale, perché che suona in questi giorni di tristezza, di malinconia, e giustamente dobbiamo rispettare questo, perché questo non si fa per ora. Dobbiamo soltanto andare avanti fino all'8 novembre, giorno poi della liberazione, di quando Selena Gomez fu liberata dalla clinica. Perciò ragazzi, musica stop per oggi, niente musica oggi, per almeno 28 giorni la sua musica deve essere vietata. Cioè ragazzi, se voi avete musica da ascoltare, per ora musica niente, perché dobbiamo dare rispetto a Selena Gomez, quello che ha passato 3 anni fa. Perciò ragazzi, quello che vi dico è questo prima di chiudere: rispettiamo Selena Gomez, rispettiamola, dobbiamo tenerla nel cuore, stretta, proprio stretta nel cuore, perché lei è un'artista nata, non è come tutti gli altri cantanti. Selena Gomez è il fascino più grande, è l'amore più grande, perciò questa è un'artista di grande, grande successo. Perciò ragazzi, oggi stop alla musica, non dovete seguire neanche le radio, cioè non dovete ascoltare neanche le radio, perché altrimenti passerete guai tutti quanti, perché c'è una multa molto salata per chi è che viola questa regola che io metto, perché come voi sapete io sono il più grande fans di Selena Gomez che c'è qui in Italia. Perciò dobbiamo rispettare Selena Gomez per com'è, rispettiamola, perché lei è una creatura di Dio, è una grande creatura di Dio. Perciò ragazzi, siamo forti oggi, fino all'8 novembre saremo così forti. Ciao ragazzi, quello che vi dico è questo: niente più musica per ora, per almeno fino all'8 novembre niente musica, è chiaro, perché altrimenti succede una grossa disgrazia. Ma noi
Saremo tristi oggi, ma non in lacrime, perché è quello che lui vuole Selena Gomez, non essere in lacrime, di essere felici. Perciò quello che diciamo è: forza Selena, non mollare, ce la puoi fare sempre.